Ma hai votato anche Rex? No, Rex è una macchina, Rex sta... Scherzavo. Svolge di professione il dog trainer e l'addestratore di cani attori per cinema e televisione. Non attori cani, mi raccomando. La sua è una vita da fiaba. Ad appena 20 anni di età decide di dedicarsi ai suoi amici a quattro zampe dopo aver detto no al padre che gli chiedeva di scegliere tra restare in famiglia senza il suo cane o di allontanarsi con lui. Lui non ha esitato un istante ed ha seguito il suo cuore. Scelta eccellente che poi gli permetterà anche di riappacificarsi col padre. Con i suoi amici a quattro zampe è oramai diventato un personaggio nel mondo cinematografico e televisivo. Ha al suo attivo oltre 700 film italiani, internazionali, nonché fiction e spot televisivi. I successi dei suoi cani attori non si contano. Essi hanno recitato con registi del calibro di Mario Monicelli, Francis Ford Coppola ed attori come Richard Gere e George Clooney. È stato spesso intervistato per la sua lunga carriera di addestratore di cani dai telegiornali Rai e Mediaset ed è stato presente anche sulla carta stampata per trattare argomenti attinenti alla sua attività. E il nostro personaggio ha fondato e dirige un importante centro per addestramento canino a Roma, dove oltre alle normali attività si occupa anche di rieducare i cani difficili e di reindirizzarli per essere di aiuto alle persone disabili. Inoltre è anche responsabile nazionale già da molti anni dello XEN cinofilia ed è riuscito nel 2012 nell'impresa di vincere i campionati del mondo che si sono svolti in Belgio quell'anno. Insomma, ha svolto la sua attività di dog trainer a 360 gradi, anche cercando di essere utile alle persone più bisognose ed emarginate. Suo è anche il progetto Confido, associazione italiana per le terapie assistite con gli animali, che è ufficialmente operativa dal 2004. La grande umanità e sensibilità verso il mondo degli animali ed in particolare verso i cani ne fanno un personaggio senza tempo. Grazie. La sua sfavorante carriera cinematografica al fianco degli amici a quattro zampe che ha permesso a tutti noi di sognare ed ammirare la sua sensibilità e il suo altruismo. Massimo Perla. Grazie, scusate il ritardo, ma abbiamo avuto un contatto. Allora, Di Massimo ha detto già un po' tutto. Grazie, hai fatto un po'. Non saprei cosa quanto sono vecchio. Una cosa solo ti voglio chiedere, Massimo, una cosa ti voglio chiedere. Perché su Rex, mi ricordo, lavoravamo su Rex e mi è stato detto che Rex era formato da tre cani. Allora, cani che uno faceva una cosa, un'altra. C'è prima di me e poi ci siamo noi. Prima c'erano gli americani e lavoravano con quattro cani. Ah, con quattro? Sì, prendevano due, però uno per i primi piani, poi c'erano le azioni, insomma, erano diviso il lavoro. Quando siamo subentrati noi abbiamo usato soltanto due cani. Poi ha lavorato quasi sempre uno perché era il più bravo e abbiamo dedicato più tempo perché poi il lavoro è scoppiato all'improvviso in giro di 6 mesi e abbiamo dovuto prendere due cani di una certa età intorno all'anno e prepararli per 6 mesi per poi fare, non mi ricordo. 6 mesi? Abbiamo fatto 4 serie, quindi no, i 6 mesi prima, poi ho continuato sempre l'addestramento, sì, sì. Tu sei molto amico degli animali, specialmente dei cani. Hai avuto mai qualche aggressione da parte di uno dei tuoi cani? No, dei miei cani no, se mancherebbe altro, dovrei cambiare lavoro. Vabbè, una curiosità che mi viene in mente. No, no, può capitare che ci sono cani, io ho anche una scuola, insomma, che quindi dove vengono proprietari che, insomma, io li chiamo proprietari dei cani, i cani separati in casa, vivono insieme ma non comunicano. E quindi è un'occasione buona per spiegargli un po' come funziona il cane. Molte volte arrivano dei cani un po' più grandi, a 2 anni che già hanno preso un certo tipo di strada e quindi bisogna correggerli, lì può capitare che... Però insomma i primi 15 anni ho preso tanti morsi e gli altri 30 dopo no, insomma, allora, dopo uno impara. Che consiglierai a un professore dei cani? A un proprietario dei cani gli dico di sprecare
detto tra virgolette, il suo tempo nel primo anno di vita, perché poi il primo anno si insegnano tutte le competenze, diciamo le regole al cane, dopodiché uno campa per 15 anni di rendita con un cane educato che si può portare comunque e dovunque. Quello vuole dire voler bene ai cani, perché se il cane è educato tu te lo porti appresso, dovunque, comunque diventa un componente della famiglia. Se c'è un hooligans dentro casa comincia a diventare un problema, insomma, ce ne andiamo a cena, cioè, no, il cane lascia a casa, chi lo porta fuori stasera, dentro casa tutti che scappano, insomma, un cane educato è un cane fortunato, sia il cane che il proprietario. Allora, grazie di questa indicazione. Grazie a voi, grazie. Grazie, ma questa volta sarò proprio io. Tanto è un piacere. Allora, piacere. E poi perché io ho una passione per i cani. Per i cani, insomma, per tutti i buoni. Ce l'abbiamo tutti un po' nascosta questa passione dei cani, sì. È un eterno bambino, si fa voler bene. Ecco, è quello che volevo fare. Grazie. Grazie. Grazie.